Buongiorno, buongiorno a tutti e buona domenica, amici di Webradio Zampa Sportiva, ben ritrovati ancora qua insieme. Oggi puntata lampo, puntata molto 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 veloce, puntata così, più che altro un saluto veloce, perché si è appena svolto il Gran Premio di Formula 1 e io chiaramente ero a casa a vederlo e adesso ho deciso di fare un piccolo girettino qua con la macchina, perché chiaramente i miei figli sono svegli, non potrei mai farlo dentro casa, perché vi potete immaginare come si urla, i giochi e quant'altro. Quindi facciamo così, una trasmissione veloce, un piccolo giro di qualche chilometro insieme per andare a parlare. Non parliamo esclusivamente del Gran Premio di Formula 1, perché domani, qualora riuscissi a convincere personalmente mio suocero, che è grande appassionato, tifosissimo della Ferrari, grande appassionato, così voglio aprire una nuova rubrica, una nuova serie di programmi, proprio uno show speciale dedicato solo esclusivamente sulla Formula 1 per gli appassionati, e la farei insieme a mio suocero Domenico Truglio, il quale in pratica così l'ho intervistato, un po' il nostro pionista per quanto riguarda la Formula 1. E invece di calcio ieri cosa è successo? È successo che, se mi avete seguito sul tema scommesse, sul tema giocate e martingate, siete andati male, purtroppo, perché ieri in pratica è accaduto, a parte la Sampdoria, che la vittoria della Sampdoria personalmente l'ho presa corretta, ma il resto ho dato completamente una lettura sbagliata, sia di Spal Roma, chiaramente, che avevo pensato che la Roma potesse così, magari soffrendo un po', riuscire a giudicarsi la partita, e è una partita molto bloccata, molto tesa, molto tattica, con pochissimi gol, magari decisa da un gol del finale, magari appunto per i granate. È successo esattamente il contrario. No, è stata una partita roboante, una partita frizzante, con tanti gol, tre, addirittura 5 gol, e ha vinto il Bologna in modo meritato. Il Torino praticamente non ci ha capito niente di quello che accadeva in campo. Io, ragazzi, devo dirvi che ho visto un pochino dal telefonino esclusivamente la Roma, perché qui a casa mia purtroppo c'è un enorme problema. È successo che nella giornata di ieri si è rotto praticamente il cavo di connessione internet di tutto il mio quartiere, in pratica l'internet è completamente saltato, e quindi io con Dazon, soltanto con un pochino la connessione mobile nel secondo tempo, col telefonino sono riuscito a vedere la Roma. Altrimenti, in realtà, una volta vista la situazione, ho cominciato subito a muovermi per mettere sulla parabola, perché se il problema persiste anche nella giornata di oggi, spero e mi auguro questa sera di vedere il derby. Per vedere il derby devo mettermi per forza la parabola, esclusivamente soltanto la parabola satellitare, perché non credo che oggi riescano a risolvere il problema, visto che è domenica. Sembrerebbe che un operaio di una ditta edile ha fatto un buco, un foro col trapano, ha forato proprio il cavo di internet di tutta la, di tutto il mio quartiere, rovinando, tra l'altro, visto che oggi va tutto su un unico cavo a fibra ottica, ci si collega anche il telefono e anche la televisione normale, per cui anche la televisione tedesca, dei canali tedeschi del digitale terrestre sono praticamente saltati tutti. Quindi è un problema non indifferente, ripeto, siamo anche fuori, tagliati fuori dalla linea telefonica. Per quello che ho visto ieri, nella giornata di ieri, la Roma è un disastro, ragazzi, la Roma è un disastro vero, un disastro assoluto, un po' come le Ferrari di oggi, ma la differenza è che nelle Ferrari è una sorpresa, forse perché siamo all'inizio campionato, ma invece per quanto riguarda la Roma è un disastro completamente annunciato. Io credo che questa sia stata la risposta che molti giocatori, anche dalla risposta molto seccata che Zanamista ha voluto dare Cristante ai microfoni di Radio di su Gianluca Lengua, che saluto, ci sentiamo anche in privato qualche volta, quindi saluto con grande affetto, con un grande abbraccio, e lo stesso incazzato un po' dalle domande di Gianluca Lengua, in modo zittito ha risposto a Cristante, praticamente quasi quasi andando a dire che lo spogliatoio non ha gradito il cambio di allenatore. Da quello che ho capito, da quello che sono riuscito a intuire, sembrerebbe proprio questo, perché come sono andati in campo certi giocatori, la voglia che ci hanno messo, la grinta, con i discorsi giusti che faceva Ranieri nei giorni precedenti,
di arare il campo, di dare il massimo, di, non guardava assolutamente l'ingaggio, non guardava nulla, guardava soltanto che aveva la voglia di dare quel fritto, di dare quel qualcosa in più. Quel qualcosa in più che assolutamente non c'è stato, non c'è stato, non c'è, e che significa che i giocatori comandano, comandano oggi perché sono loro che vanno in campo. E da quello che, cioè, l'unico messaggio che penso di avere veramente capito, perché poi ragazzi in fin dei conti, cioè, un conto è, sapete, un conto magari è perdere con la SPAL, che è un campo difficile, una squadra che lotta per la retrocessione e tutto quanto, non dico che ci sta una sconfitta, però magari ci sta una prestazione non brillante, questo ci può stare, una prestazione non brillante al 100%, però fatta così male, con i giocatori svogliati, i giocatori che corrono la metà della metà, che sembravano proprio che ti fanno un favore, una squadra che non è squadra, che non gioca da squadra, non si passano il pallone, ognuno gioca per conto proprio, e ripeto questo, al di là degli schemi, al di là dei giocatori messi in campo, una condizione fisica praticamente è talmente precaria che ti fa pensare che questi ragazzi non hanno neanche la voglia di allenarsi. Io credo che l'unica spiegazione che riesco a trovare, perché non credo che i giocatori della Roma siano più scarsi di quelli dei giocatori della SPAL, in modo più assoluto, da un punto di vista qualitativo e da un punto di vista tecnico. Io credo più che altro che la colpa principale sia proprio che il giocatore ha voluto dare un segnale alla società che il cambio di tecnico non gli è piaciuto. Non gli è piaciuto, forse con Di Francesco si trovavano meglio, e eventualmente invece con Ranieri, con il mischiaggio delle carte di nuovo, con il mischiaggio delle gerarchie e quant'altro, non va a genio, non è piaciuto a molti giocatori, e la risposta sul campo è stata pessima, è stata veramente veramente pessima. E io credo che questa società debba farsi delle domande, porsi delle domande, soprattutto chi deve porsi delle domande sono gli uomini al comando. Io dico, sono cadute 10 teste la settimana scorsa dopo l'eliminazione con il Porto. Va bene, scelte societarie, non entro nel merito, per carità, non dico nulla su questo. Quello però che dico è che i fallimenti in casa giallorossa ci sono praticamente ogni anno, perché ogni anno la Roma non ha vinto niente e fa questi alti e bassi continui, stagioni discrete a stagioni veramente brutte e fallimentari. I tifosi non sono contenti, contenti in realtà non è nessuno. Ora, perché si comporta così? Quali sono i problemi su e giù? Allora, io dico semplicemente una sola cosa, fondamentale, chiara, e che sia chiara una volta per tutte. Capisco che possono cadere delle teste, capisco che vengono cambiati i preparatori atletici, che i dottori, gli allenatori, eccetera, eccetera, ma ci sono delle persone che stanno lì al comando che non cambiano mai. Non, che Monchi abbia sbagliato lo sappiamo tutti, ma a questo punto la domanda è: ma chi ha preso Monchi? Perché hanno fatto andare via Sabatini per prendere Monchi? Chi ha deciso di prendere? Il presidente non si può cambiare, perché il presidente per cambiare deve vendere. Sappiamo che Pallotta è aggrappata a questa società, è aggrappata allo stadio, esattamente come una sorta di sanguisuga che rimane attaccato, poi anche giustamente, legittimamente, per carità, è un suo asset, la Roma è sua, l'ha comprata, per cui decide lui. Ma il resto delle persone, ma perché devono continuare a star lì? E io qui mi rivolgo al signor Baldissoni e al signor Baldini, che sono loro che comandano, che stanno sopra, comandano, decidono, spostano, fanno, e anno dopo anno falliscono. Monchi ha fallito? Va bene. Monchi ha sbagliato? Va bene. È giusto che sia andato via? Ok. Ma chi ha preso Monchi? Chi ha deciso di prendersi Monchi? E allora forse dovrà cambiare anche lui. Non pensate? Non trovate? Questa è la domanda più importante che vale veramente la pena porsi. Detto questo ragazzi, oggi ripeto è stata una puntata lampo, una puntata veloce, io vi auguro una buona domenica, spero di riuscire a mettermi sulla parabola in modo tale che stasera di poter vedere il derby, e detto questo io vi saluto, un abbraccio a tutti, noi vi rimando chiaramente a domani, dove ci sarà una grandissima puntata di lunedì,
dove andremo ad analizzare tutto, tutta la giornata calcistica, dove verrà fatta sicuramente con più calma e più tranquillità. Un abbraccio a tutti quanti, un bacio alle nostre ascoltatrici come sempre, una buona domenica a tutti e noi ci sentiamo domani. Ciao!